Allora, dicevo Ciro Dovizio dell'associazione Lapsus di Milano. La sua parola è storia. Ok, allora intanto ringrazio l'Associazione del Sud per l'invito. Dunque, io parlo a nome della mia associazione Lapsus. Noi siamo una realtà abbastanza giovane. Lapsus è un'associazione di giovani studiosi di storia che nasce all'Università di Milano nel 2007. Nasce come un gruppo di studenti interessati ad alcuni temi della storia contemporanea e che in seguito si è costituita in associazione nel 2011. Noi non siamo un'associazione antimafia, ma cerchiamo di fare antimafia attraverso un filtro disciplinare che è quello della storia. Ci muoviamo fra l'università e il territorio milanese. Siamo attivi su diversi fronti, nel senso che organizziamo laboratori di approfondimento didattico, collaboriamo con alcune scuole proponendo pacchetti tematici su alcuni temi di storia contemporanea, tra cui c'è ovviamente quello della mafia, la storia della mafia. Abbiamo conosciuto l'associazione da Sud nel febbraio di quest'anno, quando abbiamo inaugurato la mostra 900 Criminale, che è un po' la summa di una riflessione pluriennale. Che è un itinerario multimediale in cui ricostruiamo la storia, la vicenda delle tre principali organizzazioni mafiose di questo paese, quindi la mafia, la 'ndrangheta e la camorra, e lo facciamo attraverso un approccio creativo. Almeno il tentativo che abbiamo cercato di mettere in campo è stato quello di sperimentare un maggior numero possibile di linguaggi, non limitandoci alla lettura del testo, ma offrendo insomma apparati scenici, muovendoci insomma su più codici, ecco. Ma appunto, per stare sul tema del rapporto fra la storia e i fenomeni mafiosi, perché è importante il punto di vista della storia, il punto di vista storico nello studio delle mafie? Io credo che la storia consenta di restituire profondità temporale a un tema, quello delle mafie, che invece nell'immaginario collettivo troppo spesso viene collocato in una dimensione atemporale, come se fosse un eterno presente. Nel senso che per il senso comune le mafie esistono da sempre. E dal momento che esistono da sempre, sono destinate ad esistere per sempre. Cioè, la storia è un punto di vista in difficoltà, no? In generale, nella società attuale. Ma sul piano del contrasto di mafia, secondo me, questo è un punto su cui bisognerebbe riflettere. Perché questo tipo di approccio, secondo me, determina un effetto psicologico che è paralizzante. No? Se ci pensiamo, non consente di immaginare una società diversa, un'alternativa all'esistente. No? E a questo proposito io vorrei ricordare quanto diceva qualcuno che la mafia l'ha vista da vicino, la conosceva piuttosto bene, non soltanto da magistrato, ma anche da studioso del fenomeno, Giovanni Falcone. Giovanni Falcone diceva che la mafia è un fenomeno umano. E come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. Partiamo da questo punto di vista, no? Cerchiamo di cambiare paradigma osservando i fenomeni da un punto di vista storico. Quindi, per un'antimafia efficace, bisogna rimettere la storia al centro del dibattito, bisogna intendere la storia non soltanto come una disciplina scientifica, ma anche come uno strumento di militanza civile e sociale, uno strumento di lettura critica della realtà, aperto a varie forme possibili, insomma, non rinchiudendo la materia, la disciplina a un dibattere fra accademici, ma rivolgere, insomma, fare della storia un sapere condiviso, no? In modo tale che diventi un patrimonio collettivo. È un mezzo per costruire identità, per mobilitare il tessuto sociale al cambiamento. Queste sono cose in cui noi crediamo fermamente. Soltanto così, secondo noi, si può immaginare una realtà alternativa. E un altro punto su cui vorrei soffermare l'attenzione, molto attuale, sempre molto attuale.
è che la storia deve essere sempre uno strumento di lotta contro ogni forma di mistificazione. Cosa significa? Significa combattere contro gli stereotipi, significa combattere contro le menzogne interessate, no? Prima stamattina vari interventi mettevano in evidenza come troppo spesso la mafia venga rappresentata come una manifestazione di folklore. Questo è un carattere costitutivo dell'autorappresentazione mafiosa ed è un, per esempio un tratto che abbiamo affrontato in uno dei pannelli della nostra mostra, è perché guardando al passato riusciamo ad avere gli strumenti per interpretare quelli che sono esercizi retorici utili a nascondere una realtà ben diversa che essenzialmente è criminale. Ecco, quindi credo e crediamo noi dell'associazione Lapsus che per fare restart, per fare una buona antimafia aperta, sociale, consapevole, con una base culturale solida, la storia continua ad essere un punto di riferimento imprescindibile. Grazie a tutti. E faccio gli auguri all'associazione Lapsus.